Gli stati generali di quest'anno penso che stiano andando bene perché la scuola stanno partecipando docenti, dirigenti, la comunità scolastica e il focus anche quest'anno è quello di far incontrare la scuola anche con le istituzioni, per cui molto interessante il fatto che il Ministero, che è qui presente con il sottosegretario Fassinetti, con tutto l'ufficio della dottoressa Barbieri e il suo staff, siano collocati in un corner dove interagiscono con la scuola per ascoltare i loro bisogni e prendere nota anche delle necessità e delle esigenze della scuola stessa. Credo che sia i relatori che fino ad ora, oggi è la prima giornata, sono intervenuti, sono di altissimo livello e i temi che hanno trattato vedo che hanno interessato moltissimo perché la partecipazione è stata davvero alta, ci sono ancora tutti nonostante sia una giornata ormai di incontri e di relazioni stesse, a quest'ora sono ancora tutti presenti. Questo ci conforta nell'idea e ci rafforza nell'idea che la scuola ha proprio bisogno di stare insieme, di riflettere su quello che sta accadendo anche in relazione a tutto il finanziamento che arriva dal PNRR e quindi dalla transizione verso il digitale che le scuole devono fare. Quindi qui possono trovare degli spunti, delle voci autorevoli che possono dare suggerimenti alle scuole che poi autonomamente naturalmente ne faranno l'uso che vogliono, ma per creare un progetto che vada verso il futuro per il bene dei ragazzi. Il questionario che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione di Scuola Zoo e la elaborazione di YouTrend, è stato molto interessante. Noi abbiamo presentato in questa occasione solo alcune slide, alcuni elementi perché altrimenti veniva troppo complesso, ma a breve lo pubblicheremo poi sulla rete e daremo tutte le informazioni che da questo questionario vengono fuori e sono delle indicazioni molto chiare. Dove si evince che i ragazzi la usano l'intelligenza artificiale fuori dalla scuola più che a scuola, non sono molto consapevoli che quegli strumenti che usano sono l'intelligenza artificiale, perché, oppure sono convinti di conoscere l'intelligenza artificiale, ma nel momento in cui si fanno delle domande specifiche, tecniche, loro non sanno rispondere adeguatamente. Quindi c'è un'educazione che ancora si deve fare ovviamente nei confronti dei ragazzi e anche nella scuola, perché la scuola non può non tener conto di questi cambiamenti e quello che potrebbe provocare l'intelligenza artificiale, ma deve imparare a gestirla. Perché, e quindi noi come Impara Digitale, in collaborazione con il Ministero, abbiamo intenzione di fare un progetto di ricerca per accompagnare proprio le scuole a vedere come inserire nella didattica di tutti i giorni l'intelligenza artificiale. È anche molto interessante il fatto che ci sia un laboratorio qui nel corridoio, nel corner qui degli Stati Generali, dove si dice impariamo a fare i compiti con l'intelligenza artificiale, cioè i ragazzi si mettono in gioco insieme a degli esperti ovviamente che abbiamo qui per imparare proprio come utilizzare al meglio questi strumenti assolutamente nuovi che ci pervadono nella vita di tutti i giorni e che la scuola non può assolutamente ignorare, come non può ignorare la virtualità, non può ignorare l'immaterialità, ma su questi temi bisogna ragionare con estrema accortezza perché ci sono sempre dei problemi, dei rischi, delle criticità, ma naturalmente anche delle positività. Quindi bisogna imparare a gestire e da il questionario queste indicazioni ci dà. Abbiamo anche chiesto ai ragazzi se loro usano l'intelligenza artificiale a scuola. La risposta non è stata così eclatante, i numeri evidentemente non sono, però un piccolo spiraglio verso dell'idea che a scuola si sta incominciando ad affrontare l'intelligenza artificiale con degli esercizi che i docenti stanno portando avanti. Quindi un passo alla volta, siamo all'inizio e proprio perché siamo all'inizio è bene avere informazioni corrette onde evitare di incominciare
senza avere le idee molto chiare, perché questo poi provoca magari delle problematiche che difficilmente poi si vanno a recuperare.